Terre, Sapori e Vini ci riporta nell'Alto Piemonte. Siamo nel Verbano Cusaossola, vicino a Verbagna, sul lago di Mergozzo, un lago particolare, dobbiamo dire, intanto è collegato col Lago Maggiore, è un lago dove non si può navigare se non con mezzi elettrici, è pulitissimo, si dicono addirittura che l'acqua si possa bere, è un lago molto profondo, un lago che sta rivalutando il pesce di lago. Marco Sacco, lo chef del ristorante Piccolo Lago, questa è una serata particolare, una serata di gala, lei propone 5 piatti, quali sono? 5 piatti a base di storione. Usiamo una tecnica di estrazione delle uova per fare il caviale senza sopprimere il pesce, questo per noi è fondamentale per l'ecosistema. Partiamo con una marinatura al melograno, quindi una marinatura l'ho vista fare in Russia ad Astrakhan quando sono stato su da loro. Poi con la ventresca andiamo a fare una leggera frittura con una farina rimacinata, delle lenticchie e una polvere di curry, quindi ci dà un po' l'orientaleggiante. Poi andiamo a cuocere un riso carnaroli al latte, una panna acida, il caviale e una polvere di aceto balsamico. Il secondo piatto lo cuciniamo a tronchetto, quindi prendiamo la parte del filetto dello storione, lo cuociamo nel brodo che abbiamo realizzato dalla testa dello storione a 50 gradi per 40 minuti più o meno. Poi prepariamo sempre con questo brodo, aggiungiamo dell'essenza di zenzero, aggiungiamo della schiuma di cocco, del foglio di pasta di riso, un po' alla cinese tanto per intenderci, con delle verdure dentro e la quenelle di caviale sopra. Chiudiamo con la salicornia. Salicornia la trasformiamo in un sorbetto, la trasformiamo, facciamo un pan di Spagna alle nocciole e il caviale sopra. Ecco, quindi anche il caviale ci sarà nel dessert. Per valorizzare il territorio, oltre al suo staff, ci sono i ragazzi dell'alberghiero. L'alberghiero di Stresa è storico, è uno degli alberghieri più importanti che abbiamo in Italia, li ho coinvolti perché credo molto nei giovani. I giovani sono fondamentali per creare il futuro del nostro lavoro e quindi è nata questa partnership dove poi racconteremo anche, vado a fare delle lezioni, quindi è nato questo bello scambio. Una serata particolare per valorizzare, soprattutto ricordiamolo, il Nord Piemonte.